12:31 minuti in questo istante, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Oggi è giovedì 5 luglio, bentornati, ben ritrovati. Quest'oggi, come sempre, si parla di Milano, della città metropolitana di Milano. Soprattutto oggi parliamo dei municipi, perché lo facciamo con un assessore di un municipio, beh, ovviamente a noi un po' più caro di altri, ma più che altro perché è il municipio in cui abitiamo noi di Milano News. Sto parlando del municipio 7, diamo il benvenuto ad Antonio Salinari, appunto assessore del municipio 7. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie per l'invito. Oggi siamo di casa qui. Oggi siamo in casa, bentornato, benvenuto. Ho detto assessore del municipio 7 perché dire assessore che cosa ci mette una giornata e mezza in realtà. Allora lascio la parola all'assessore per dirci le deleghe che il presidente Bestetti ha deciso di dare. Devo dire che ho un bel pacchetto di deleghe, perché sono assessore allo sport, al verde, alla cultura, alle politiche sociali, all'arredo urbano del nostro territorio. Il municipio 7, come sappiamo, è un bel bacino di abitanti, a 171.000 abitanti, quindi un bel quartiere che prende praticamente dalla tutta la zona ovest, da Baggio, Muggiano, Olmi, fino alle zone un po' più centrali, quindi De Angeli, Crosso Vercelli e Gambara. Infatti un quartiere davvero popoloso, il terzo municipio più popoloso di Milano, più di 170.000 abitanti, diciamo dalla periferia, da Muggiano, da quelli quartieri Olmi, Baggio, quindi borghi anche storici della città, fino appunto al centro invece, Corso Vercelli, quindi anche insomma zone di prestigio, come si diceva una volta, no? Un municipio che insomma non deve essere facile riuscire a governare tutto insieme. Ma devo dire che sicuramente no, perché chiaramente i problemi e le segnalazioni che arrivano dal centro, quindi dal quartiere De Angeli, sono totalmente differenti rispetto a quelli che possono arrivare da Baggio o dagli Olmi, da Figino o da San Siro, quindi molto molto eterogeneo. Chiaramente noi siamo presenti, ma è importante essere costanti sul territorio e dare delle risposte serie a tutti i cittadini. Allora, io direi che appunto sono tante le deleghe che hai, sì. Antonio, prendiamole una alla volta, diciamo. Noi siamo conosciuti, in realtà abbiamo avuto a che fare molto da vicino, perché al 3 di giugno il municipio 7 insieme al CONI ha organizzato una festa dello sport, una bellissima festa dello sport in Piazzale Pagano, e avete avuto voglia di invitarci. Siamo ben contenti di essere stati lì con voi tutta la giornata, perché abbiamo voluto raccontare questa bellissima giornata. Sport e municipio 7, verrebbe a dire proprio un binomio insomma abbastanza imprescindibile, anche perché appunto lo stadio, l'ippodromo, insomma. Che cosa fa il municipio per quanto riguarda lo sport? Ma allora, innanzitutto grazie per aver partecipato a questa bellissima iniziativa che abbiamo calendarizzato quest'anno. È stata la prima iniziativa che abbiamo fatto, la festa dello sport nel municipio 7, in occasione proprio della giornata internazionale dello sport. L'abbiamo realizzata al parcheggio Pagano, quindi abbiamo destinato una grandissima area a cielo aperto, con tantissimi campi da basket, da calcetto, c'erano il tatami per fare anche le arti marziali. Tantissime associazioni del nostro territorio sono venute in quella giornata a sponsorizzare le loro iniziative, tutto quello che facevano per le loro attività un po' periferiche, quindi diciamo che abbiamo dato vetrina alle associazioni periferiche nella zona centrale, una cosa che mancava da un po' di tempo. Abbiamo raccolto tantissime adesioni, quindi tantissime associazioni sono venute e hanno voluto partecipare a questa bellissima giornata. Ringrazio il CONI, perché non è stato facile organizzare un'iniziativa del genere tutta la giornata. Tra l'altro c'era un sole, non so se vi ricordavate, ma era una giornata di sole caliente, impegnativa. Stato, sì. E quindi c'erano tantissime associazioni che si davano il cambio, ed è stata una bella giornata. Noi sullo sport stiamo investendo tanto, perché crediamo che sia fondamentale unire tutto ciò che abbiamo di bello sul nostro territorio, da partire dal verde, dal parco o anche da determinati temi dedicati al sociale, unirli con attività sportive. Su questo faccio anche un altro esempio: la bellissima corsa dei tre parchi del nostro municipio. Abbiamo organizzato quest'anno per la prima volta la prima corsa a tre parchi, da un'idea
nata così a un tavolo una sera, io con il presidente Bestetti stavamo pensando appunto di raccogliere tutti i runner, tutte le persone, tutti i cittadini che sul nostro territorio vanno a correre praticamente quotidianamente sabato e domenica, i parchi, Parco delle Cave, Bosco in Città, Parco di Treno, vengono presi d'assalto dai runner, e quindi abbiamo deciso di rendere ufficiale una giornata, unire questi tre parchi bellissimi nel nostro territorio. Tra l'altro io appunto la delega anche al verde, e oltre a essere una delle zone con più abitanti, siamo anche una delle zone che ha più verde in assoluto di tutti gli altri municipi. E quindi abbiamo deciso di rendere questa giornata attività dedicata allo sport, dedicata alla corsa, con una bellissima corsa di 15 km che metteva in collegamento i tre parchi, e tutti i corridori potevano venire e partecipare. È andata benissimo perché abbiamo ricevuto più di 1000 adesioni. È stata solo la prima, una prima data, ma siamo certi e sicuro che l'anno prossimo dovremo ancora ripeterla. Abbiamo aggiornato, abbiamo anche coinvolto anche le scuole, quindi tutti i bambini nelle scuole hanno fatto un percorso non di 15 km chiaramente, ma di 3 km all'interno del Parco delle Cave. Hanno fatto questo bellissimo giro all'interno del parco, ci siamo tutti quanti divertiti, è stata anche lì una bellissima giornata, e abbiamo ricevuto anche la bandiera azzurra ufficiale per rendere la corsa più bella di tutta l'Italia. Hai parlato appunto di una corsa che insomma quindi unisce lo sport al verde, ai parchi, che insomma è ricca il municipio 7. Di parchi, diciamo, di verde è una delle zone più verdi di Milano, la zona con più verde pro capite, diciamo, di Milano. Però c'è anche tanto verde che insomma i cittadini sono un po' col fiato sospeso per sapere il proprio destino. Parliamo di Piazza d'Armi. Piazza d'Armi è una immensa area, davvero immensa, nel cuore del municipio, con dentro anche ormai delle zone quasi di particolarità naturale, proprio di riserva naturale, verrebbe da dire. Che futuro per Piazza d'Armi? A che punto siamo? Come sta andando? So che voi come municipio vi siete mossi spesso e volentieri. Ma allora, sulla Piazza d'Armi c'è da dire che abbiamo avuto qualche problema, e chiaramente non è nascosto. L'area accanto alla Piazza d'Armi, dove c'erano gli ex magazzini dei militari, erano stati occupati abusivamente. Sono stati all'incirca un annetto all'interno di quell'area. Avevamo preso contatti da subito con Invimit, che è appunto la società ministeriale che gestisce quell'area, affinché avrebbe potuto attivare da subito gli sgomberi. Sono arrivati, siamo riusciti a sgomberare quei magazzini militari dopo tanto tempo, e all'interno le condizioni che abbiamo trovato erano, potete immaginare come fossero. E ora è tutto blindato, cioè Invimit ha murato la parte delle caserme, ha murato la parte dei magazzini affinché questi nomadi non potessero rientrare ancora in quell'area. Resta tutta la parte del verde. Il Comune di Milano aveva fatto un bando, Invimit aveva fatto un bando pubblico da poter invitare tutte le varie realtà, società, imprese, associazioni che volessero aderire. C'era un'intenzione seria, prima che a questo punto il bando venisse pubblicato, da parte della società sportiva che era l'Inter, sì. E è una cosa risaputa da tutti. Ma cosa è successo lì poi? È successo che quando il bando è stato pubblicato, alla scadenza del bando nessuno si è presentato, ma anche l'Inter stessa non si è presentata. È colpa del bando, cosa stai dicendo? Cosa? Appunto, dice l'Inter che... ha giustificato questa non partecipazione come una questione economica di budget. Aveva stanziato all'incirca, aveva stimato una cifra intorno ai 100 milioni di euro per la realizzazione di questo campo di allenamento della società in quell'area, e quindi come risorse non hanno molto importanti, non hanno partecipato. È stato secondo me una grandissima perdita. Nel frattempo che il bando, tra l'altro c'è da dire che nel frattempo che il bando era pubblico, sono state anche organizzate delle manifestazioni che erano contrarie alla cementificazione di quell'area, che non si è mai menzionato di cementificare chiaramente. E quindi, per carità,
certo che una società che si trova delle associazioni o dei comitati di quartieri che partecipano a una manifestazione contraria a un bando, non dico che abbia disincentivato la società, però qualche influenza possa anche averla avuta. Fatto sta che ora la situazione è così, è di stallo, perché alla scadenza del bando so che il sindaco Sala aveva riallacciato i rapporti con l'Inter per capire anche i motivi affinché si potesse anche rivedere una soluzione, perché appunto l'idea era molto appetibile sia per il quartiere, io penso che avrebbe portato sicuramente un grandissimo valore aggiunto a quella zona, tra l'altro ricordo siamo nella zona di Via delle Forze Armate, prende l'altra parte, prende anche Quarto Cagnino, quindi è un bel pacchetto di quartieri. Ed è una mancanza, è stata una mancanza importante, e ora vedremo il destino di quell'area. Certo è che Invimit si era impegnata ad abbattere tutti i magazzini che oggi sono murati, e c'è il pericolo che gli altri nomadi possano ecco, tornare. Lì come municipio so che avete insistito molto, avete fatto una grande pressione e poi un lavoro con risultati interessanti, perché insomma sì, l'occupazione era forte, era grossa e portava disagio comunque alla zona, era innegabile questo. A un certo punto si è riuscito a fare un bel lavoro di intervento e di messa in sicurezza della zona. So che però è una cosa che continuate in un certo senso, questa insomma, la zona 7, diciamo che il problema del nomadismo, della presenza appunto di persone nomadi sul territorio è una problematica molto accesa da anni, che avete provato a risolvere e state cercando una soluzione, e avete trovato anche forse un modo. Sì, hai detto benissimo, il problema è che una volta sgomberata tutta la parte degli ex magazzini militari di Piazza d'Armi, diciamo che questi nomadi hanno iniziato ad andare in giro sul territorio. Ora erano prima in via Cusago, in via Bagarotti, all'entrata del Parco delle Cave, erano vicino al parcheggio dell'ospedale San Carlo e sono tuttora ancora lì. E devo dire che abbiamo instaurato da subito un'interlocuzione, un rapporto con il Comune di Milano, allora c'era l'assessore alla sicurezza, era Carmela Rozza, che abbiamo chiesto delle risposte serie, perché chiaramente da soli come municipio non avevamo la forza di poter sgomberare queste realtà. Perché? Perché la polizia locale non dipendeva dal municipio, ma la polizia locale è centrata, non dipende da noi, dipende dal Comune di Milano, quindi dal centro, da Piazzale Beccaria. E pensate bene che noi abbiamo la polizia locale che è accanto al nostro municipio, ma non possiamo neanche andare lì a bussare e dire guardate che ci sono i nomadi qui accanto, provate a uscire, ad andare a sgomberare, perché bisogna passare dal centro, bisogna che c'è bisogno dell'assessore di dare l'autorizzazione, quindi quando l'assessore comunale dà l'autorizzazione al comando può partire, quindi capite che i tempi sono davvero, erano biblici. Ora abbiamo chiesto quindi all'assessore Rozza di affidarci almeno una pattuglia a noi come municipio, e chiaramente questo per 2 anni non è stato fatto, perché evidentemente non vedevano il problema come abbastanza serio. E devo dire invece che da quando al posto della Rozza è arrivata l'assessore Scavuzzo, siamo tornati a gamba tesa su questo problema, e quindi da un mesetto siamo riusciti a ottenere una pattuglia del nostro comando, quindi che dipendesse direttamente dal municipio, e tra l'altro siamo l'unico municipio che sta attuando questa linea. L'unica pattuglia che negli orari diurni, quindi di giorno, fino alle ore 20, fa servizio, l'abbiamo dedicata proprio a fare gli sgomberi, fa servizio di sgombero. Il problema serio è che quando questa pattuglia alle 20 termina l'orario e quindi ritorna al comando centrale, questi nomadi tornano nelle varie aree. Quindi la mattina, il pomeriggio riusciamo a intervenire e garantire gli sgomberi, ma puntualmente alle ore 20 questi signori tornano in queste aree creando degrado, creando sporcizia, creando davvero una situazione indegna sul territorio. In tantissime aree come la via Cusago siamo riusciti a installare
i portali anticamper affinché non possano, non potevano più insediarsi in quelle aree. A breve saranno installate anche dei altri portali nel parcheggio di San Carlo. Certo è che una pattuglia da sola, quando si trova le 20 carovane di camper, capite che può far ben poco, perché lì ci vuole un presidio, oltre alla della polizia locale c'è bisogno che venga affiancata da carabinieri, da polizia dello Stato, perché da sola devo ammettere che non è facile. Questo è un problema serio che stiamo cercando di portare anche l'attenzione ancora dell'assessore comunale alla sicurezza Scavuzzo, perché oltre a questo c'è bisogno di un tema importante, applicare il DASPO in modo che possano essere allontanati definitivamente, perché il problema non si risolve da uno sgombero all'altro. Invece dice che anche il DASPO, però alla fine il problema lo sposti solo nel comune di fianco, poi alla fine. Lo spostiamo nel comune di fianco, evidentemente con il comune di fianco dovrà anche lui applicarlo. Dice, poi si arriva a un certo punto che poi non sa più dove spostarli. Infatti, il problema è quello. No, secondo me è interessante vedere come invece siete riusciti a, con questo lavoro, ad avere in capo voi una pattuglia e avere un filo diretto appunto con la polizia municipale, che poi giustamente diciamo che prima fuori onda, cioè il cittadino la prima cosa che vede è voi, siete voi del municipio, viene a dire a voi a bussare, e voi dovete andare a dire al cittadino ogni volta, ma devo prima chiedere in comune. Esattamente. Non è facile. Elezione diretta, quindi voi capite benissimo che da quando si è votato sul municipio con l'elezione diretta, quindi i cittadini hanno votato un presidente, hanno votato anche dei consiglieri che poi sono diventati assessori, tra cui io, capite che adesso il cittadino si aspetta giustamente delle risposte serie, ma questo fumo negli occhi che hanno buttato, che il comune ha buttato la precedente amministrazione con le municipalità, poi non affida dei grandissimi poteri, o meglio, sulla carta ci sono dei poteri che poi non vengono realizzati, perché non ci sono le strutture, non ci sono le risorse, non c'è il personale. Quindi ogni due per tre noi ci facciamo paladini della giustizia, raccogliamo tutte le varie segnalazioni, ci interfacciamo con il comune e spesso non riceviamo le risposte adeguate che il cittadino meriterebbe. Ci sono i famosi tavoli a cui dovete andare, poi però alla fine rimangono sempre spesso battiamo dei tavoli. I pugni, esatto, mettiamo i pugni sul tavolo, non si può andare avanti. Si perde nell'eco di Palazzo Marino, sembrerebbe. Anche perché se noi facciamo le proposte, l'assessore di turno può dire: ah, bene, caro Salinari, questa proposta è bellissima, ma a me non mi interessa, la mette nel cassetto e arrivederci, grazie. Quindi non c'è a tutti gli effetti una delibera ufficiale che ordina che da domani si parte con questo lavoro. E questo è importante anche perché, come dicevi, il cittadino viene direttamente in un municipio, se ha un problema non va al centro, non va in piazza del Duomo a parlare del suo problema, ma va giustamente vicino a casa, dove siamo, nei quartieri dove si trova. Quindi ogni volta noi dobbiamo interfacciarci con il comune e appunto spesso non riceviamo le risposte che meritiamo. Quello appunto dei poteri a voi municipio è uno dei temi per me più importanti e più interessanti della sfida politica dei prossimi anni, perché ad esempio un municipio come il 7 ha un grosso problema, ad esempio, che è quello dell'edilizia popolare, su cui voi del municipio non avete minimamente parola. Esattamente. Come fate a gestire una situazione del genere? Noi abbiamo dei grandissimi problemi sul nostro territorio, penso alla Baggio, alla via Quarti, penso a San Siro, via Abbiati, via Ricciarelli, via Civitali. Sono dei problemi seri, abbiamo da tantissimi anni delle case popolari completamente occupate abusivamente, all'interno non si sa neanche chi ci sia, e questo è un problema serio. Noi sulla carta non abbiamo poteri, non possiamo fare nulla, certo è che se dobbiamo limitarci sempre su quello che c'è sulla carta possiamo fare ben poco. Il nostro lavoro invece deve superare a volte anche quello che ci viene scritto, ma alzare il telefono, chiamare, avere contatti con il presidente di Ale, il presidente di DMM in regione Lombardia, continuare a fare un lavoro serio in modo che ci possiamo interfacciare e avere uno scambio anche di idee su come realizzare e intervenire. E sulle case popolari è un tema che effettivamente noi non possiamo mettere becco, però dobbiamo portare delle soluzioni concrete. Noi abbiamo già dato delle linee, cioè le case occupate, sappiamo perfettamente che ci sono delle case, dei civici completi che sono occupate abusivamente, in questi appartamenti non si sa chi ci sia, vengono i cittadini regolari che ci sono totalmente disperati,
e lì c'è un racket organizzato dell'occupazione. Un'organizzazione organizzata, di notte occupano abusivamente, mettono magari all'interno, non so, donne incinta con bambini, arrivano le forze dell'ordine con gli ispettori Ale, non possono sgomberare perché all'interno ci sono delle donne e bambini, devono intervenire, devono chiamare il Comune di Milano che deve fare intervenire i servizi sociali, e capite che da lì i tempi diventano infiniti. Una volta in cui questo lo sgombro non viene attuato, magari entra poi la persona che ha pagato per occupare quella casa abusiva e si ritrova lì e non si sa nessuno più che fine fanno. E questo è un problema serio che speriamo di risolvere il prima possibile. Abbiamo chiesto degli interventi con i militari affinché possano fare perché lì onestamente non basta uno sgombero ogni due anni, ogni due mesi. Lì c'è da fare delle azioni al limite del militaresco, portare il militare e sgomberare dei civici interi. Era addirittura, cosa ha fatto? aveva stanziato un budget per riqualificare alcune palazzine. Questo, quindi, con una gara d'appalto. Questa gara d'appalto non è mai andata in porto, nonostante ci fosse già l'aggiudicatario della gara, perché lo stabile era occupato e quindi nessuno poteva sgomberarlo. Quando è arrivata i militari, i centri sociali si sono messi davanti, hanno evitato gli sgomberi. Quindi c'è un'impresa che è pronta a partire per fare i lavori, però rischia uno di non portare avanti il proprio lavoro, quindi anche di fallire come impresa, e due di non fare mai questi lavori perché sono stabili, totalmente occupati. Cioè, è un problema serio che va risolto quindi alla radice. Perfetto, allora Antonio, siamo quasi in chiusura, ti chiedo prima di chiudere le prossime sfide per il Municipio 7 quali sono? Ma allora, parliamo di cose belle e interessanti. Okay. Abbiamo a ottobre, ci sarà questa bellissima, la saga di Baggio, famosissima. Quest'anno siamo giunti alla 390esima edizione, quindi capite che è ormai un tema epocale. E è inserita come calendario nelle feste cittadina, quindi per farvi capire un po' tipo la festa degli obei, ci sarà una bellissima vetrina, ci saranno i fuochi d'artificio, c'è un bellissimo concerto in piazza. Il tema di quest'anno sarà il riciclo, quindi tutte le associazioni del nostro territorio, gli agricoltori, i comitati di quartiere devono organizzare dei progetti dedicati appunto al riciclo, quindi un bellissimo tema, e ci auguriamo appunto che possano anche quest'anno partecipare in tanti. Altre iniziative belle: la festa della famiglia, il 29, l'ultimo weekend di settembre faremo questa bellissima festa della famiglia al Parco di Trenno, con una corsa all'interno del parco. Premieremo le famiglie più numerose del nostro municipio. Tantissime altre iniziative anche sul verde, stiamo realizzando tantissime opere come delle aree cani, in Piazza dei Segesti abbiamo realizzato alcune recinzioni, in delle nuove fontanelle anche per gli animali e per le aree cani del nostro territorio, insomma nuove aree giochi. Stiamo realizzando tantissime cose nel nostro limite del possibile, ci stiamo dando da fare. Chiaramente abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, i cittadini ci mandano sempre le loro segnalazioni, sono sempre puntuali tramite Facebook, con questi social. Diciamo che non abbiamo più una vita sociale perché riceviamo ogni giorno segnalazioni e mail, ed è importante questo perché ci aiutano anche a presidiare il territorio. Perfetto, allora Antonio, io davvero ti ringrazio tanto per essere qui oggi con noi. Grazie a voi, grazie, buon lavoro, buona continuazione per i prossimi. Ormai siamo a metà mandato, quindi insomma bisogna cominciare ad accelerare per fare tutto. Sì, praticamente la fine del mandato. Esatto, mancano ancora 2 anni e mezzo. Infatti. Cerchiamo di decentrare il più possibile in modo che alla fine del mandato si possa avere un decentramento serio e dei poteri seri. Perfetto, grazie mille davvero e buon lavoro. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito, vi ricordo come sempre l'appuntamento di oggi alle ore 18 con l'informazione di Milano News, edizione della sera, sempre in diretta fino alle 22.30, e poi Good Morning Milano torna domani, sempre qui, con una nuova puntata su Milano, il protagonista, città metropolitana e tutto ciò che fa Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto!